Per anni ho esplorato il mondo e vissuto la natura con crescente stupore, viaggiando tra montagne e mari, privilegiando quell'Adriatico sulle cui sponde sono nato e ho vissuto. Ho colto molti segnali dalle storie naturali, come quello arrivato dal cielo tempo fa, quando le spatole, i grandi uccelli bianchi dal becco cucchiaio, dopo due secoli di assenza, sono tornate dai Balcani a volare sulle terre e sulle acque dell'Adriatico, riconsegnandoci frammenti di memoria capaci di generare nuovi sogni con i colori della natura e delle civiltà di questo piccolo, grande mare. Quell'Adriatico che custodisce nei suoi fondali, dove la luce filtra a fatica anche a mezzogiorno nei mesi estivi, una ricchissima biodiversità, dove branchi di pesci multicolori danzano, cercano, dipingono, si disperdano e si riorientano, uno tutti, 100, 1000, accomunati da un solo destino. È la vita che vince sulla paura. Quell'Adriatico che ti sorprende con i rottami di un'isola d'acciaio in fondo al mare, che a 60 anni dalla sua drammatica e fortuita creazione ha preso una nuova funzione. Tra i resti della piattaforma Paguro, i pesci, asciami, come in un unico grande cervello, ancorano la loro vita e quella della loro specie a un relitto che ha assunto con il tempo un grande valore naturalistico. Scendendo di 15 metri verso il fondale, si incontrano, in acque meno illuminate e più fresche, forme di vita eleganti. Sono colonie di anemoni gioiello, piccoli nelle dimensioni ma di un intenso color oro. Se ne stanno aperti con la loro corona tentacolare in un gioco di seduzione e di danza. In questo scenario, vita e morte vestono la maschera della leggerezza.